10, strato 10, lettera 40 di Rabash. Questa è l'ora che cominciamo ad avanzare verso la santa meta come uomini forti e poderosi e potenti. Si sa che il cammino che porta alla meta è l'amore degli amici, dal quale si passa l'amore al Creatore. E in materia di amore è attraverso di comprati un amico. In altre parole, attraverso di azioni uno compra il cuore del suo amico. E anche se uno vede che il cuore del suo amico è come una pietra, non c'è scusa. Se lui sente che è adatto per essere suo amico nel lavoro, allora deve comprarlo attraverso le azioni. Ogni regalo che gli dà al suo amico è come un proiettile che fa un buco nella pietra. E anche se il primo proiettile solo produce un graffio nella pietra, quando il secondo proiettile colpisce lo stesso luogo, già si fa un qualcosa più grande, e dopo fino a diventare un buco. E attraverso i proiettili che lui spara continuamente, il buco si converte in un buco nel cuore di pietra del suo amico, dove tutti i regali si uniscono e ogni regalo diventa una scintilla di amore, fino a che tutte le scintille di amore si accumulano nel buco del cuore di pietra e si convertono in una fiamma. La differenza tra una scintilla e l'altra è che dove c'è amore, lì c'è una rivelazione manifesta, che significa una rivelazione a tutto il popolo che brucia il fuoco dell'amore. Il fuoco dell'amore brucia tutte le trasgressioni che uno trova nel cammino. Ci sono domande? Sergei da Mosca domanda: se io mi preoccupo degli amici, io con questo gli impegno a stare in Arbut, si dice, se è un gruppo che ha già firmato un accordo, di stabilire maniera di trovare il creatore lì tra loro, allora già ci troviamo in una condizione di arvuto, però abbiamo chiaro già dove vogliamo arrivare. Diciamo che in questo uno si impegna, che durante il giorno tutto il tempo si preoccupa per questo, si preoccupa, ha qualcosa qua dietro la sua testa, che tutto il tempo c'è una preoccupazione di cosa io sto facendo adesso per produrre nel gruppo. Cosa vuol dire il gruppo? È la mia anima. Il gruppo è la mia anima. Il gruppo si trasforma nella Shekinah, il luogo per rivelare il Creatore. Quindi come mi preoccupo di questo? Con una forza interiore che si forma, che si connette insieme, e tutto questo si trasforma nella Shekinah. Perché? Di cos'altro devo preoccuparmi nella vita? Ma al contrario, tutto il resto di cui io mi preoccupo, questo devo vederlo come condizioni che il Creatore mi invia in maniera interna, pensieri, preoccupazioni, o esterne, che sopra di queste io mi preoccuperò per produrre questa stessa Shekinah, formare questa stessa Shekinah. Sì?